Giornata di festa quella che si è svolta ieri a Palma di Montechiaro, che ha visto una tappa del Giro di Sicilia della Targa Florio con oltre 150 equipaggi provenienti da tutta Europa che hanno transitato nella piazza di Palazzo Ducale, accolti dal primo cittadino Pasquale Amato, che ha loro offerto il buffet del principe messo a disposizione da tante aziende locali. Tra gli ospiti anche Renato Pozzetto e Costanza Fande Rivera, nipote di Ignazio Flora. Simona Celi, responsabile per il rapporto Stato-Regioni del Ministero dei Beni Culturali. Tante le auto d'epoca che hanno transitato a Palma di Montechiaro, come le Mercedes, le Maserati Duetto, Alfa Romeo, una Ford del 1914, addirittura un'italiana, la Diatto del 1922, portata a successo dal Fieri Maserati, la Gran Champagne del 1929 e una Ferrari Testarossa del 1957. Oggi qui ci sono equipaggi pure di australiani, argentini, francesi, tedeschi, austriaci, olandesi, insomma c'è un interesse di carattere internazionale. La stampa internazionale mette gli occhi su Palma di Montechiaro, quindi noi non possiamo che essere orgogliosi e contenti. Quindi è frutto anche di tutto il lavoro di preparazione, di contatti, rapporti, legami curati. Non dimentichiamoci che abbiamo nostra concittadina Costanza Alfande Rivera, che è la Costanza Alfande Rivera, la nipote di Ignazio Florio. Quindi abbiamo dei concittadini legati con questo mondo che ci stanno restituendo anche un po' di interesse e di attenzione di un mondo che conta, di quello che conta. E noi le ospitiamo in questa affascinante location che è rappresentata dal Palazzo Ducale da una parte, la Chiesa Madre dall'altra, con un barocco straordinario che ci lega anche all'esperienza di Noto, e ora li avremo tutti ospiti con un buffet che abbiamo offerto con un prodotto locale, quindi mangeranno da principe e da principe da terra del Gattopardo. Abbiamo preparato il tutto con la partecipazione dei nostri produttori, dall'ortofrutta ai meloni, e tutti i condimenti sono tutti prodotti locali che hanno contribuito a dare gli sponsor locali di Palma di Montechiaro. Quindi questo, dico, è una festa regalata alla città di Palma di Montechiaro dai palmesi stessi. Un Giro di Sicilia che vede coinvolti un mare di macchine. Tieni presente che siamo partiti ieri sera da Palermo in 175, sicuramente qui ne arriveranno attorno a 150, 145, 150, perché sai, sono delle macchine di una certa data e quindi di conseguenza durante il percorso sicuramente qualcuna si sarà fermata. Ma si fermeranno anche qualche macchina di quelle belle, di quelle macchine, cioè degli anni 85 ad esempio, ma dico quelli degli anni del 12, del 15, del 20, del 25 sono più a rischio. Sempre un piacere venire a Palma perché logicamente è diventata un po' la mia città di adozione e sono emozionata per questo. Sono emozionata dall'accoglienza dei cittadini, ma soprattutto dall'accoglienza del sindaco, che è sempre una persona veramente squisita, non solo nei miei confronti, ma anche nei confronti della propria città, in quanto mi pare, da quello che riesco a seguirlo, che cerca di fare in modo di far vivere questa città anche con eventi come questi, perché è una cosa che praticamente è gratuita. I cittadini possono avere il piacere di ammirare macchine che è difficile trovare oramai sulla strada. Sono tutte auto storiche, auto molto belle, che è difficile che vadano in giro in questa maniera. Il Giro di Sicilia dà questa possibilità a molti paesi di poter vedere questi gioielli. Qui a Palma abbiamo ricevuto un'accoglienza, ma non, la cosa non mi meraviglia, conoscendo il sindaco, veramente entusiasmante. Anche Renato Pozzetto, qui a Palma di Montechiaro, ha voluto partecipare a questa tappa del Giro di Sicilia. Una delle tappe del Giro Sicilia è questa. Sono arrivato, il posto è bellissimo, ho incontrato un sindaco simpaticissimo, ho mangiato una capponata da perdere la testa, il tempo è quasi sempre bello. Ieri era bello, oggi è bello, domani lo sarà, la gente è simpatica e i posti sono fantastici.